Ecco, questo rimborso, ovvero quello che si chiama in inglese cashback, che noi cercheremo di dire il meno possibile questa mattina perché ci piace l'italiano, è un vantaggio immediato per chi usa la moneta elettronica, può essere un vantaggio a lungo termine. A che cosa ci abitua? A usare di meno il contante? Che costi ha l'uso del contante? Insomma, questi sono i nostri temi di oggi. Vi presento i nostri ospiti. Rosario Trefiletti, Centro Consumatori Buongiorno, Italia, buongiorno, bentrovata. bentornato. Sicuramente Rosario Trefiletti, no? Di questo metodo. Perché Trefiletti? Intanto si sono bloccati per un momento, le sono bloccate un po' le notifiche nei primi giorni di Sì, quest'anno, le è persone si sono un vero. po' agitate. Parliamo del rimborso che è relativo ai pagamenti a partire dal 1 gennaio, perché quello che si è chiuso al 31 dicembre, lo ricordo ai nostri telespettatori, lo vedremo bonificato sui nostri conti correnti di cui abbiamo dato l'IBAN alla app Io soltanto a febbraio, come ci dirà tra poco Niccolò Esattamente. Bellagamba. Trefiletti, perché è così favorevole? Ma io lo sono e molto favorevole perché per la prima volta nel nostro paese c'è un rientro di soldi di quello che spendi. Certo, qualcuno dice troppo poco, aiuta tizio e non caio, cioè ne dicono, ma per cortesia, ma questa cosa qui della restituzione di quanto tu spendi è una cosa, un segnale molto importante che va a favore delle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, bisogna dirlo con chiarezza, e appunto c'è uno sconto del 10%. Perché si è Guardate, bloccata questa app nei si è primi giorni? bloccata perché c'è stato talmente tanto entusiasmo, e io sono contento di questo entusiasmo, e quindi, come in tutte le cose, i computer sono stati sovraccaricati. Questa è la giustificazione. Certo, si poteva fare meglio e si deve fare meglio, ma santa pazienza, questo è un segnale che i cittadini vogliono. Ma non c'è solamente il rientro dei soldi, oppure quello che diceva la dottoressa, la trasparenza e la chiarezza nelle varie operazioni finanziarie, ma c'è anche il risparmio, perché non dirlo, della stampa della carta moneta da parte Certo, dello guardi, ci Stato. torniamo su questa Ne cosa del parleremo dopo. costo del contante. La sperimentazione del cashback di Natale si è conclusa il 31 dicembre. I rimborsi arriveranno da febbraio sull'IBAN fornito all'iscrizione. Per ottenere il rimborso bisogna aver fatto almeno 10 transazioni a dicembre. Soglia raggiunta da 3 milioni e 200 mila persone, ci saranno 222 milioni di soldi rimborsati. Per il cashback vero e proprio il principio è la restituzione del 10% delle spese effettuate fino a un massimo di 1.500 euro a semestre, cioè 150 euro di rimborso. Servono almeno 50 operazioni a semestre con carta elettronica. Gli importi verranno liquidati in due tranche, la prima a giugno, la seconda a dicembre. La restituzione del 10% delle spese avverrà con accredito su conto corrente, dunque va fornito l'IBAN. Per il piano cashless senza contanti, l'esecutivo ha previsto una spesa di 1,75 miliardi quest'anno, che salgono a 3 nel 2022. Poi c'è il super cashback. 1.500 euro alle prime 100.000 persone che ogni 6 mesi, a partire dal 1 gennaio di quest'anno, avranno effettuato il maggior numero di transazioni con moneta elettronica. In un anno, dunque, si possono guadagnare fino a 3.000 euro, a prescindere dall'importo delle transazioni. Un caffè vale come una borsa di lusso. Scheda perfetta. Signor Trefiletti, succederà come nel mercato dei telefonini? Che Sì, saranno costretti ad abbatterle tutte esatto. queste commissioni? Sicuramente, sicuramente, ma vorrei solo aggiungere rapidissimamente, ma i negozianti hanno altri due fattori positivi. La prima cosa è che è esclusivo ai commercianti, quelli concreti, reali, il negozio, e non invece quello online, che sta già di per sé andando. E questa è una cosa importante. Secondo, i commercianti hanno anche il credito d'imposta rispetto alle spese, hanno il 30% del credito d'imposta su tutte le spese che hanno. Quindi D'accordo, posso super cash. Certo, Sì. quello è il Questo è super. importante, è una domanda importante perché sul super cash, no, chiariamolo perché ci arrivano anche un sacco di post su questo, sul super cashback è il numero di transazioni che conta, cioè chi ne fa di più, ma Bravissimo. una borsa vale come un caffè. Quando invece applichi il cashback per il rimborso dei 150 euro, il rimborso massimo per ogni transazione è 15 euro, cioè il 10% di 150, cioè se io faccio una spesa da 200 euro sul cashback regolare,
non me ne accreditano 20, ma sempre 15. 15. Capito? Quindi è proprio fondamentale. La logica è proprio quella di incentivare tanti piccoli movimenti affinché tutti si abituino a usare la moneta elettronica. Un momento, funzione ti interrompo perché volevo sentire da Tre Filetti. C'è una questione di alfabetizzazione digitale. Ci sono quelli che non hanno la app io e che dicono: io mi sento tagliato fuori perché non posso concorrere. Beh, ma diciamo la verità, ma tutti in famiglia abbiamo un nipote che ti sa mettere sul telefono l'app, l'app io. E anche, guardate che prima dell'app io bisogna avere il codice digitale, bisogna avere l'identità digitale, anche questa è semplicissima, basta andare alle poste, nel giro di 10 minuti ti fanno l'identità digitale, dopo qualche ora ti arriva a casa sulla quella tua ricordiamolo posta. Che è importante, è una cosa obbligatoria, dobbiamo averla tutti ormai per accedere al rapporto di qualunque tipo con la pubblica amministrazione. Esattamente, questo è molto importante. Allora, apriamo